Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare pull schizzo. Questo perché è uno schizzo di colori. Il filato che ho utilizzato è il filato Fluffly, guardate che meraviglia e guardate che bellissimi colori. Il colore che ho scelto io è il colore numero 8, abbiamo questo blu, il viola, il lilla, il giallo, quindi mi piaceva appunto dare un tocco di brio come ultima creazione dell'anno. Infatti ancora non me l'ho detto, però tanti auguri di buon anno. Comunque per quanto riguarda questo filato, dicevo, ho utilizzato il colore numero 8, ma sul sito sono presenti tantissimi altri colori. Questo già lo sapete perché noi Fluffy l'abbiamo già usato per il poncho Fluffy. Guardate che meraviglia! Se volete dei colori un po' più abbinabili, abbiamo il colore 4 che è fantastico perché ha questo verde smeraldo, oppure andiamo su un classico bianco nero, oppure potete andare su quest'altro. Dobbiamo sempre il viola e il giallo, però invece non c'è il blu, quindi è un po' meno acceso rispetto al mio, ma ce ne sono tantissimi altri. Per quanto riguarda il quantitativo, questo pull è una taglia S. Io ho utilizzato 400 grammi lavorando sempre solo con l'uncinetto del numero 6. Per quanto riguarda la taglia M, vi consiglio 500 grammi. Per quanto riguarda una L, 600 grammi. Questo perché il gomitolo comunque non è molto grande, essendo comunque un filato doppio ma morbidissimo, lo sapete già. Quindi vi consiglio 100 grammi in più invece dei soliti 50 grammi che vi dico per ogni taglia. In descrizione, come sempre, vi lascio appunto il link al sito per poter andare a acquistare il mio stesso filato anche in tutti gli altri colori. Per quanto riguarda la lavorazione, è un top down ed è una tecnica granny, solo che sono alternati due modi di lavorare il granny. Qui abbiamo i ventagli alternati, qui sul seno abbiamo una striscia di ventagli su ventagli, sotto invece torniamo a lavorare i ventagli alternati, mentre le maniche sono fatte con la striscia di ventagli, quindi un ventaglio sopra l'altro. Ho deciso di alternare questi due punti per rendere la maglia ancora più briosa, ancora più particolare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial che sarà l'anno prossimo, quindi di nuovo tanti auguri di buon fine anno a tutte quante voi. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il meraviglioso filato Fluffly. Guardate che meraviglia! Il colore che ho scelto io stavolta è il numero 8. Vi ricordo che ho utilizzato sempre questo filato per lavorare il poncho. Avevo usato il colore 10. Questa volta volevo qualcosa di brioso e quindi ho optato per il colore numero 8. Ma se volete qualcosa di meno appariscente, mettiamolo così, vi consiglio questi altri colori che sono uno più bello dell'altro e sono tutti disponibili sul sito. Uno dei miei preferiti resta il numero 4, che non vedo l'ora di lavorare. Allora, vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto il numero 6 e ho montato 86 catenelle. Ora, come potete vedere, il collo è abbastanza largo, quindi per una taglia M io vi consiglio di non andare a fare aumenti ma, di catenelle iniziali, ma di fare degli aumenti dopo. Quindi quando io mi fermerò con gli aumenti, voi invece dovete andarne a fare altri in modo tale appunto da aumentare lo sprone, ma non le catenelle iniziali, perché comunque lo scollo è bello largo. Per una taglia LXL invece vi consiglio di andare a mettere 12 catenelle in più, ossia 3 catenelle per lato, in modo tale che quando andremo a lavorare il primo giro, rispetto a me dovete fare un montino in più sul davanti, sul dietro e sulle maniche. Ora, per una taglia M, se però avete un seno molto grande, a questo punto io vi consiglio, per essere sicuri che la maglia poi non vi stringa, di andare a montare 6 catenelle in più rispetto a me e di fare un motivo in più per il davanti e per il dietro. Questo se avete un seno molto largo, altrimenti, come vi ho detto, va benissimo lasciare le catenelle che ho fatto io, che sono 86, quindi 6 catenelle in più per un motivo in più davanti e indietro. Se siete una M e avete un seno abbondante, per una taglia LXL vi consiglio 12 catenelle in più in modo da andare a fare un motivo in più rispetto a me per lato. A questo punto, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, nostra lavorazione, e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare un'altra nostra maglia alta. Questo è il nostro primo angolo, però è metà angolo perché noi termineremo il giro terminando appunto con l'angolo. A questo punto va prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e quello che vado a fare adesso lo vado a fare per tutto il giro. Vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle
entro nella terza e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle, entro nella terza, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle, entro nella terza, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Questo è il nostro lato della manica, per questo vanno benissimo 4 di questi ventagli, si chiamano ventagli. Mi raccomando, la taglia M deve farne uno in più rispetto a me. Andiamo a fare l'angolo, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Salto 3 catenelle e di nuovo ad fare i ventagli. Ora ci troviamo nella parte avanti, quindi di ventagli ne devo andare a fare un totale di 7, quindi un ventaglio. Salto 2 catenelle, entro nella terza, secondo ventaglio. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio terzo ventaglio. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio quarto ventaglio. Salto 2 catenelle e vado a fare il quinto ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Salto 2 catenelle e vado a fare il mio sesto ventaglio. Salto 2 catenelle e vado a fare il mio settimo e ultimo ventaglio. A questo punto dobbiamo fare il nostro angolo, quindi saltiamo 3 catenelle e andiamo a fare nella quarta 2 maglie alte, una, 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. A questo punto ci troviamo a fare di nuovo una manica, quindi devo andare a fare 4 gruppi di ventagli. Salto sempre 3 catenelle subito dopo il ventaglio e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto 2 catenelle e vado a fare il mio secondo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il terzo ventaglio. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio ultimo ventaglio. A questo punto dobbiamo fare il nostro terzo angolo, quindi saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare il nostro angolo. 2 maglie alte, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte. E adesso dobbiamo terminare il nostro giro andando a fare di nuovo il gruppo di 7 maglie e di 7 ventagli. Quindi ho fatto anche i 7 dell'ultimo lato, posso andare quindi a terminare il giro. Mi raccomando, per chi ha la taglia più grande deve aver fatto un motivo in più per lato, quindi dove io ne ho fatti 4 ne doveva fare 5, dove io ne ho fatti 7 doveva farne 8. Quindi possiamo andare a terminare il giro, rientriamo nella catenella iniziale e andiamo a fare 2 catenelle, una, 2. E andiamo a chiudere facendo una maglia bassa nella terza catenella iniziale. A questo punto possiamo iniziare il secondo giro, che sarà il giro che andremo sempre a ripetere e che ci permetterà appunto di fare gli aumenti. Entriamo di nuovo dentro l'archetto e andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta. Rientriamo e andiamo a fare un'altra maglia alta. Ora vado tra l'angolo e il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado tra i due ventagli successivi, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado tra i due ventagli successivi, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado tra i due ventagli successivi. Vado tra i due ventagli successivi, di nuovo il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta.
Vado tra il ventaglio e l'angolo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi vedete, da 4 ventagli siamo passati ad averne 5. Andiamo nell'angolo e andiamo a fare il nostro angolo. Quindi 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. E adesso ci troviamo nel lato del davanti. E andiamo sempre a fare tra l'angolo e il ventaglio un ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E poi ventaglio tra ogni 2 ventagli, quindi vado tra i 2 ventagli successivi e vado a fare il mio ventaglio. Vado tra i 2 ventagli successivi e di nuovo vado a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Vado tra i 2 ventagli successivi, di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta. Ancora andiamo tra i 2 ventagli successivi e andiamo a fare il nostro ventaglio. Ancora entriamo tra i 2 ventagli successivi e andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ancora andiamo tra gli ultimi 2 ventagli e andiamo a fare il nostro ventaglio. E terminiamo il lato andando tra il ventaglio e l'angolo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, quindi un altro ventaglio. E anche in questo caso da 7 siamo passati ad avere 8 ventagli, quindi a ogni giro noi per ogni lato aumenteremo sempre di un ventaglio. Io adesso continuo a lavorare normalmente, quindi ricordate che dovete fare sempre un ventaglio tra l'angolo e il ventaglio del giro precedente, un ventaglio tra ogni 2 ventagli e un ventaglio tra l'ultimo ventaglio del lato e l'angolo. Questo vi permetterà di aumentare in ogni lato. Io continuerò a lavorare in questa maniera e vedremo e vi dirò quanti giri di aumenti sono andata a fare prima di finire di fare gli aumenti. Una volta terminati gli aumenti vi farò vedere come arrivare a mettere i marca punti senza più fare aumenti, e in quel caso vi dico già che andremo a cambiare un po' il motivo. Detto ciò, quindi io continuo e ci vediamo dopo. Allora, io sono arrivata al quinto giro facendo gli aumenti, quindi da quando abbiamo fatto il primo giro ho fatto un totale di 1, 2, 3, 4 e 5 giri con gli aumenti. Non devo fare più aumenti, per me va benissimo, perché da un angolo ad angolo io ho circa 39 centimetri, mentre metà della mia manica è 13 centimetri, quindi va più che bene. Mi raccomando, taglia M, andate a fare almeno altri 2 giri di motivi in più, aumentando la lavorazione. Invece per una taglia L andate a fare anche 3-4 giri. Una volta quindi fatto l'ultimo giro degli aumenti, vi faccio vedere come andare a non fare più gli aumenti. Cambiamo un po' la lavorazione. Come vi ho detto, volevo fare una cosa un po' più variegata, quindi il motivo sarà sempre lo stesso, però cambiamo un po'. Qui avevamo, come potete vedere, i ventagli alternati, adesso cambierà. Vado sempre a fare le mie 3 catenelle e rientro un'altra maglia alta, che va al mio angolo. Adesso però vado in ogni archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Non li vado a fare più tra i ventagli, ma vado dentro i ventagli, quindi sopra ogni ventaglio vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta. Ancora ventaglio successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi, come vi ho detto, non si fanno più gli aumenti. Per fare ciò andiamo a fare il ventaglio in ogni ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Arrivo fino all'angolo, così vi faccio vedere bene come terminare il lato. Quindi sono quasi arrivata, vado a fare un altro ventaglio sopra ventaglio, ultimi 2 ventagli sopra sempre i ventagli, quindi uno, scusate, mi si sta un attimo attaccando il filo, ecco. Quindi ultimo ventaglio, sempre sopra il ventaglio del giro precedente, sono arrivata al mio angolo e quindi vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte.
e poi ricomincio normalmente un ventaglio sopra ogni ventaglio e procedo a fare questo giro fino ad arrivare a mettere il mio marcapunti. Naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare, mi raccomando, questi sono i giri che vanno fatti se non dovete fare più aumenti. Dicevo, quindi adesso io continuo a fare questo giro fino ad arrivare alla larghezza, alla lunghezza necessaria per poter mettere i marcapunti. Credo che alla fine dovrò fare soltanto due giri, vi farò sapere naturalmente e poi vi faccio vedere come andare a continuare la nostra lavorazione. Allora, come avevo immaginato, mi sono serviti soltanto altri due giri per riuscire ad arrivare a mettere i miei marcapunti senza che mi stringa sotto. Quindi sono arrivata ad una altezza, vedete, mettiamola così, dall'angolo fino all'angolo in basso di 16 cm. Per me taglia S va più che bene. Come vi ho detto, per le taglie M, L, XL andate ad aumentare. Io direi di fare due giri in più per la taglia M, 4 per la taglia L e 6 per la taglia XL. Naturalmente stiamo lavorando con un filato grande, quindi va a finire in realtà che magari basta anche solo un giro tra una taglia e l'altra, però preferisco dirvi due perché non vorrei che poi vi stringa sotto le braccia. Detto ciò, io adesso ho messo i marcapunti. Per mettere i marcapunti naturalmente li ho messi nella striscia degli angoli, facendo combaciare i due angoli avanti e dietro, sia a destra che a sinistra, e adesso andremo a chiudere la lavorazione. Però andiamo a chiudere in maniera diversa. Io adesso tornerò a fare di nuovo i giri di alternare i ventagli, in modo tale che poi avrò un totale di 3 giri. Vedete? No, anzi. Quindi adesso andremo a vedere come andare a chiudere la lavorazione e lavorare soltanto il corpo della maglia. Vi dico già che io farò un piccolo cambiamento, in quanto non voglio portarmi l'angolo, cioè la lavorazione dell'angolo. Voglio che la maglia diventi normale, cioè tutta la lavorazione uguale. Quindi che vado a fare? Vado a lavorare in questa maniera. Guardate, mi devo tirare un po' il filo, però ho messo il marcapunti che non me lo fa tirare. Eccomi. Allora, quindi io tolgo il marcapunti, vado a fare sempre nell'archetto delle due catenelle, della catenella dove ho le due maglie alte del ventaglio, vado a fare la mia maglia alta. Quindi 3 catenelle, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nel ventaglio avanti, vado nel ventaglio dietro dell'angolo e vado a fare la mia maglia alta. A questo punto però devo fare un aumento, perché qui sto togliendo delle maglie alte, quindi vado a stringere la lavorazione. Vado tra l'angolo e il primo ventaglio e vado a fare un ventaglio. E poi vado a lavorare normalmente un ventaglio sopra ogni ventaglio. Potete fare in questa maniera. Se non vi piace, altro motivo che potete fare è fare sempre un ventaglio ma facendolo solo nell'angolo avanti. Quindi entrate qui e andate a fare il vostro ventaglio. Se non volete che qui si veda un ventaglio, ma volete che poi si lavori normalmente da questa parte, non cambia nulla. Potete fare entrambi i modi. Io a questo punto lascio questo punto e quindi vado a continuare la lavorazione fino ad arrivare al marcapunti successivo e farvi quindi rivedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi eccomi qui, sono arrivata al secondo marcapunti, quindi vi ripeto, o andate a fare il ventaglio tra l'ultimo ventaglio e l'angolo, oppure entriamo nell'angolo e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, facciamo l'angolo di chiusura, quindi prendiamo il filo, entriamo sia nell'angolo avanti che nell'angolo dietro e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo rientriamo in quello davanti, entriamo in quello dietro e facciamo una maglia alta e togliamo a questo punto il nostro marcapunti e poi rientriamo solo nell'angolo del dietro e andiamo a fare il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, altrimenti il ventaglio lo andate a fare tra l'angolo e le maglie alte, tra l'angolo e il ventaglio, e poi di nuovo andiamo a lavorare il nostro ventaglio sopra ogni ventaglio, molto molto semplice.
Quindi poi si andrà a lavorare un ventaglio sopra ogni ventaglio. Io lavorerò così fino ad arrivare alla vita. Alla vita cambierò nuovamente punto e vi farò vedere che punto andrò a fare. Tornerò a fare in realtà quello dell'inizio, in modo appunto da avere la maglia non uguale ma con qualche modifica. In realtà devo ancora decidere se arrivare a in vita o poco dopo sotto al seno. Adesso continuo a lavorare in questa maniera, quindi facendo sempre un ventaglio sopra ogni ventaglio. Vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a fare e poi vi dirò come sono andata a cambiare la lavorazione, passando a fare di nuovo i ventagli tra i ventagli invece che uno sopra l'altro. Naturalmente vi darò tutte le informazioni in modo tale appunto da poter terminare. Ecco, sto terminando il giro, mi raccomando non ci dobbiamo dimenticare di fare l'ultimo aumento, quindi io sto arrivando ad inizio giro, quindi come sempre o vado a fare il ventaglio tra il ventaglio e l'angolo o vado nell'angolo e vado a fare il mio, scusatemi, nell'angolo e vado a fare il mio ultimo ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella, con una maglia bassissima mi porto dal centro del ventaglio e in questo caso vado a fare le 3 catenelle e poi catenella, rientro maglia alta, ventaglio in ogni ventaglio. E continuo a lavorare così, quindi vi ho detto poi naturalmente quando andrò a cambiare la lavorazione e tornerò a lavorare i ventagli alternati vi farò sapere dopo quanti giri sono andata a farlo. Ho terminato la parte sotto della mia maglia, dopo aver messo i marcapunti ho fatto 4 giri in cui sono sempre andata a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio, vedete qui la striscia dei ventagli, ma dopo il quarto giro ho fatto altri 17 giri, quindi per un totale di 21 giri in cui sono andata a fare i ventagli alternati, ossia un ventaglio tra i 2 ventagli del giro precedente. In questa maniera abbiamo la parte sopra e la parte sotto al seno più caotica, se vogliamo dire così, mentre sulla parte del seno abbiamo queste strisce lineari di ventagli. Ho già fatto una manica, però adesso vi farò vedere come andare a realizzare il primo giro e poi andremo a farlo da sole, in quanto per la manica invece ho optato a fare il giro sempre il ventaglio sopra il ventaglio per avere una cosa invece più lineare, in modo da dare ancora maggior contrasto, vedete, tra la manica e la maglia. Quindi adesso lavorando sempre con l'uncinetto del numero 6 vi faccio vedere come sono andata a fare il primo giro, che poi naturalmente ho ripetuto per tutta la lunghezza della manica. E vi dico anche che io di questo giro l'ho ripetuto 24 volte per avere la lunghezza totale della mia manica. Mi raccomando, ve lo dico già adesso, se volete stringere un po' la manica o andate a lavorare con un uncinetto più piccolo, quindi del 5,5, oppure potreste fare un punto diverso, magari dei punti di maglie alte o fare un polsino alla fine. Quindi invece di fare gli ultimi 4 giri come ho fatto io, fate un polsino magari di maglie basse. Quindi potete stringere in questa maniera. Io vi consiglio però di andare solamente a cambiare l'uncinetto, quindi a lavorare con il 5,5 invece che col 6. Se invece volete allargare la lavorazione, passate a lavorare dal 6 al 6,5 e potreste fare una catenella di separazione tra i ventagli. Però tenete presente che se fate questo, quindi se la lavorate sempre con un uncinetto numero 6, ma andate a mettere le catenelle di separazione tra i ventagli, la lavorazione vi verrà più forata. Quindi io vi consiglio in questo caso di andare a lavorare con un 6,5. Quindi adesso andiamo a vedere appunto come fare la nostra manica. Allora, quindi adesso devo andare a fare quindi la lavorazione della manica. Come vi ho detto, io lavorerò sempre con un certo numero 6 e andrò a fare sempre il giro con il ventaglio sopra ogni ventaglio. Lavoro per iniziando dal sotto, quindi dove ho fatto, vedete, qui c'è il primo ventaglio, qua c'avevo i marcapunti, qui c'è il primo ventaglio, qui c'è il ventaglio dall'altra parte, io entro qui e vado ad agganciarmi con il filo e vado a fare sempre 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo e di nuovo entro davanti ed esco dietro e vado a fare un'altra maglia alta e poi a questo punto lavoro normalmente, quindi ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella,
rientro maglia alta sempre nel ventaglio successivo, ventaglio successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Continuo così, quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi di nuovo il giro. Allora, sto terminando il giro, qui avevo il mio ventaglio iniziale, ho fatto il primo ventaglio, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima, vado all'interno dell'archetto, vado a fare di nuovo una maglia bassissima e poi parto nuovamente 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e lavoro così per tutto il giro. Vi ricordo, se volete stringere la lavorazione, di passare a lavorare all'uncinetto del 5 e mezzo, se dovete allargarla passate a lavorare con l'uncinetto del 6 e mezzo. Una volta terminata anche l'altra, la seconda manica, io vi ricordo che la prima già l'ho fatta, andrò a fare un piccolo bordino intorno al collo. Devo ancora un po' decidere se fare un semplice giro di maglie basse oppure 2 giri di maglie basse, però devo andare a stringere un po' il collo. Finita anche quindi la seconda manica, come vi ho detto sono andata a stringere un po' la lavorazione del collo facendo 2 giri di maglie basse. Nel primo giro io sono andata a fare 2 maglie basse in ogni archetto di 2 catenelle e una maglia bassa in ogni ventaglio, mentre nell'angolo sono andata a fare 3 maglie alte prima e dopo, scusate, 3 maglie basse prima e dopo l'angolo, ma nell'angolo non ho fatto nulla. E poi ho fatto un secondo giro di maglie basse, maglia bassa sopra ogni maglia bassa per far venire appunto questo bel bordino. Quindi anche questa maglia è terminata, se volete potete rifinire le maniche facendo anche qui un giro di maglie basse o 2 giri, in modo tale da avere lo stesso bordino. Io preferisco lasciare soltanto il bordino di maglie basse qui sullo scollo.